Hi there, this is Ermi from thelanguagebros.com, and you're about to listen to my first short Italian story for beginners called Il Primo Workshop. In this story, I talk about my experience of running the very first dance and speak Italian workshop. If you wish to read along while you listen to this story, you can find the written version of this story along with its English translation on my blog at thelanguagebros.com/blog. Or, if you found this story on YouTube, you can find the direct link to its written version with translation in the description below the video. Buon ascolto e buona lettura! Il primo workshop. È sabato, 15 febbraio, ed è un giorno molto speciale. È il giorno del primo workshop Balla e parla italiano. Mi alzo alle 8 e dopo aver fatto colazione e raccolto il materiale per la classe, esco di casa. Sono le 10 di mattina a Chester e piove. Che sorpresa! Corro sotto la pioggia. Non voglio fare tardi, poiché ho un appuntamento con la proprietaria del Old Custom House, un pub di Watergate Street in Chester. La proprietaria è stata molto gentile, poiché si è offerta di aprire il pub in anticipo per me. Arrivo al pub e alle 10.30, tuttavia, è tutto chiuso. Allora provo a telefonare per farmi aprire la porta, ma nessuno risponde. Comincio a preoccuparmi. Non è che hanno dimenticato che oggi ho il workshop Balla e parla italiano? Chiamo altre 3 volte, ma risponde solo la segreteria telefonica. Intanto la pioggia cade incessantemente. Chiamo ancora una volta e finalmente qualcuno risponde al telefono. È la proprietaria del pub. Sto arrivando! La proprietaria mi apre la porta. Ciao, dolcezza! Non preoccuparti, non ci siamo dimenticati di te. Scusa il ritardo, ma chi doveva venire ad aprirti non si è presentato. Finalmente, penso, tirando un sospiro di sollievo. Vado al piano di sopra del pub, dove comincio a sistemare la stanza in attesa del workshop. In pochi minuti tutto è pronto. La musica, il testo della canzone da tradurre con i movimenti di danza, i portablocchi per i partecipanti e tutto il resto. L'obiettivo di questo workshop è imparare nuove parole ed espressioni in italiano con l'aiuto di una canzone italiana e i movimenti di danza. Abbiamo un tema: fare un invito e organizzare un'uscita fuori. Questa è una classe per tutti coloro che vogliono imparare l'italiano e amano la musica e ballare. È adatta a tutti i livelli, dal principiante in su. Alle 11 i partecipanti cominciano ad arrivare. È un piccolo gruppo, quindi ognuno di loro potrà avere la mia completa attenzione. Alle 11 arriva anche Chris, pronto a documentare questo primo workshop di Balla e parla italiano. Se vuoi, puoi guardare il suo video su TikTok. Quando tutti sono arrivati, come in tutte le classi di ballo che si rispettino, cominciamo con un riscaldamento. La canzone su cui balliamo ha dei verbi in italiano e noi ne mimiamo o balliamo il significato. Dopodiché ci focalizziamo sul tema del giorno. Facciamo diverse attività, principalmente fisiche, per memorizzare il vocabolario di oggi. Poi traduciamo la canzone del giorno con dei movimenti di danza. Infine facciamo un esercizio creativo per usare il vocabolario imparato oggi. Questo è uno dei miei preferiti, perché fa pensare molto gli studenti come strutturare le frasi in italiano. I partecipanti si sono divertiti moltissimo.
e sentono di aver imparato molto alla fine della giornata. Ecco alcuni dei loro commenti. Se vuoi unirti a loro la prossima volta e divertirti con noi a imparare l'italiano ballando, puoi iscriverti al workshop Balla e Parla Italiano qui. Thank you for listening to this story. If you liked it, please share it with your friends. And you can find more stories like this at languagerose.com/blog. This was Ermi from The Language Rose, and I shall see you next time. Bye.